Le serenate le facevate veramente, le serenate? Come andavano? Questo te lo dico io come andavano. Intanto abbiamo un padrino che è il sindaco di Bello. Lui ci ha sempre detto sì. Ha scritto anche una lettera su Ecuador dicendo che Bologna aveva bisogno di tante cose, ma anche di serenate. Dopodiché noi abbiamo fatto tante serenate a Bologna. Mi ricordo la prima che fu fatta all'inizio di via Zamboni da una ragazza che si chiama, adesso sarà una signora, se l'ho vista con dei bimbi, si chiama Simonetta, perché la vedevano triste in Austria. Adesso questa è una sorpresa a noi. Portavamo tutti i gruppi delle serenate, perché noi avevamo una serenatoteca, non è che avevamo la serenata jazz, la serenata punk, la serenata afro, la serenata classica, chitarra e mandolino. E poi abbiamo la serenata con un gruppo di cui qua c'è uno dei suonatori che è Albert, che ci ha seguito anche da Raffaella Carapi, dopo siamo andati da tutte le parti. Dopo ci volevano tutti, eravamo diventati una specie di gioco nazionale anche. Vi racconto due serenate, una alla quartiere Barca e una all'Oiano. Quartiere Barca, arriva la RAI, il dottor Amendola, chiede di poter filmare una serenata fatta senza essere programmata. Noi mettiamo insieme Stefano e la sua ragazza che si chiamava per tutti Pescottino. Tutto pronto, un caseggiato della Barca con 40.000 finestre, in quella specie di treno, quel ragazzo che si chiama. Sta per partire tutto, Biscottino si incassa e non dice da cosa. Allora noi diciamo, ci dispiace, la serenata noi non siamo per fare le finzioni, la serenata non si fa più. Capisco, siete degli autentici, ne devo, però posso fare un tentativo, disse questo che veniva da Milano, o da Roma con tutta la sua tua. Ci provi lei. È stato chiuso mezz'ora in una stanza con Biscottino, dopodiché è uscito e ha detto, la fanno. L'abbiamo fatta, è stato bellissimo perché non l'abbiamo fatta a loro due, a tutto il palazzo, si aprono tutte le finestre, è un casino. Questa è un'altra Loiano, ci ha portato un gruppo di bancari, dice il nostro collega si è sposato, abita a Loiano, da proprietare la casa lassù. La serenata in trasferta costava 100.000 lire, la serenata fatta a Bologna costava 50.000 lire, comprendeva il bouquet di fiori di stagione, e poi dopo quei soldi che noi incassavamo tornavano immediatamente in circo, nel senso che bevevamo fino alla mattina, stavamo lì tutta la notte. A noi anche vedo diversamente, io ero l'ambasciatore del circo degli occhi rossi, perché c'erano tre ministri, il ministro dell'interno era Franco, il ministro degli esteri era l'altro Gabriele Baldini, che voglio ricordare morì nel 1990 in Africa con Medici Senza Frontiere, su un Nilo Bianco in Sudan, persona assolutamente indimenticabile, anche lui adesso, dobbiamo parlare di Franco, ma anche Gabriele è stato, eravamo due Gabriele con un Franco in mezzo. Insomma, si partì un terzo esatto di una storia grossa. Insomma, andiamo a Loiano, io suono il campanello, mi dicono chi è, dice, una sorpresa, no, prima notte di matrimonio. Io dico con uno dei suoi colleghi, guardaci tu, hai ragione, mi conosci, così. Ma dai Francesca, siamo noi, apri, vado su, siedi in celofanate, il cappatoio blu, lei, ancora da inaugurare. Ragazzi, siamo gli occhi rossi, questi sono i buchi di fiori per voi. Affacciatevi alla finestra, c'è una serenata, c'è una sorpresa per voi. Dai, da sotto, dai, terzo piano. Una notte un freddo dalla Madonna, c'è qui, della verde, il cielo, terzo, stellatissimo. Si affacciano alla finestra, parte la musica, guarda, ti ricordo. E abbiamo dovuto dire a un certo punto, ragazzi, la serenata è finita, andate dentro. Questa è un'altra serenata. E voglio dire un'altra cosa, poi dopo voglio parlare del corso di lingua napoletana perché ne vale la pena. Noi abbiamo avuto il coraggio di andare davanti alla questura, all'ufficio politico della questura, a chiedere l'autorizzazione di un corteo di occhi e galline in via di Perdizzi. Perché? Perché se la menavano con la pedonalizzazione. Il 70% aveva votato per votare le automobili da Bologna. Non stavano capiti, i commercianti sono delle lobby certificanti, non volevano che si chiudesse. Noi abbiamo proposto che si chiudesse la T, e abbiamo fatto una manifestazione in cui si ricavavano dalla piantina di Bologna, piazza 8 agosto, il mercato, via Indipendenza, piazza Maggiore, una chiave. Ve la diamo noi la chiave della città.
un rastrollare fatto online con le oche in libertà. Tutti, sempre frasi ambigua. Andiamo dal polizia e dice, ma cosa siete venuti a fare qua? Chiede l'autorizzazione di una manifestazione come sempre. Diciamo, la situazione continua, questo tipo di manifestazione si tratta un potere di occhi e galline accompagnato dagli organizzatori. Un happening! Va bene, autorizzo. Andiamo dal sindaco, bene, questa volta viene in difficoltà. Abbiamo trovato in difficoltà. Perché via Indipendenza doveva essere bloccata al traffico per farsi girare galline. E via Indipendenza è una via importante della città. Insomma, tira 7 ore di giunta, noi fuori, dalla sala d'attesa, l'orologio, escono, concesse l'autorizzazione solo di mezza corsia. Voi vedete, guardate che pericoloso mezza corsia, perché la nostra corsia scorrerà, sarà un'altra, non scorrerà. Infatti, tutti gli autobus premono di dare la gente fuori con la testa fuori dalla testa, e noi di qua con le nostre galline. Perché le nostre galline ci disse la questione, ma quanta gente verrà in manifestazione? Non sappiamo. Ma sulle galline e le oche siamo precisissimi. Abbiamo comprato 50 al mercato, sono galline padovane. E le oche vengono da Calderino. Siamo partiti con 49 galline, perché uno non ha voluto vedere. Si intesta a dire che non voleva venire, noi non abbiamo rispettato. La sua volontà l'abbiamo saputo. Le oche sono state bloccate da un incidente a Casalino. Per cui c'erano solo le galline. E dico, diceva l'assessore al traffico, come fate a fare le scorte? Avevamo una situazione enorme di Indipendenza, l'islamica, lo spazio, detto islamica adesso sarebbe da alzare i capelli. Noi intendevamo che fosse una via dove si abolivano i prezzi fissi, dove tutto si trattava, che fosse una via mercato, una via di chiacchiere, una via di casino, insomma, dove anche i bicicletti si scendeva, solo i tricicli dei bimbi, un salotto di portacenere. Questa era la nostra idea. Bene, parte questo corteo, arrivano a Palazzo Renzo, esattamente un punto, come ha detto loro, 47 galline. Due sono andate giù per i sottopassaggi e se le sono mangiate. Queste 47 galline, i giornalisti siano tranquilli, sono andate a vivere in campagna, su da Francesco, che è là di dietro, c'è Francesco, lui ci doveva portare le oche. Vero Francesco? Si è partito con le sue oche, non sono nato. Questo per dire che i nastri si è terra. La Putonza ci aveva dato, se l'ha sponsorizzato la Putonza. Tanto di quella roba da bere dentro e i biscotti li abbiamo fatti fare dalla ganà a forma di chiave e tutti mangiano i biscotti perché non si può bere senza mangiare niente e tutti beviamo, ci sono scolati. Bene, questa è una strada. Passiamo al corso di lingua napoletana saltando il Beato Fughino e tante altre cose perché sennò vi faccio venire a sera non lo... e poi potete andare sul sito, il sito Occhi Dolci, trovate tutte queste cose con anche le immagini, le prove documentate, i permessi chiesti, le concessioni autorizzate, tutto quello che abbiamo potuto mettere, perché ancora il sito è in quel lavoro in corso. Il corso di lingua napoletana. Franco incontra Elisa Grosso, che è qua, la docente delle nuove lezioni, che organizza un impianto culturale strepitoso. Solo che, come al solito, noi non abbiamo soldi. Io ho disoccupato, Gabriele Baldini stava su a Montese a piantare carote. Franco aveva un problema di salute, era in ospedale, si doveva fare l'intervento chirurgico di pochissimo significato, ma comunque doveva stare lì. Allora, Gabriele, o lo fai te? Io partì per Napoli. Perché a Napoli conoscevo una ragazza conosciuta a Venezia al convegno che facevano sul viaggio, sai, Gatto? E lì fuori era meglio, fu un piccolo intorto, c'era una canna sul canale, abbiamo lasciato gli indirizzi, sono andato a casa sua perché non avevo i soldi per stare in un albergo a Napoli. E sono andato al mattino di Napoli. Al mattino di Napoli Antonio Fiore fa un paginone intero. Pasquale Nonno, che era il direttore devitiano, lesse ogni paese ai suoi confini, oltre i quali cambiano le divise, le uniformi, le monete, e c'era un disse molto enfatico quello che tu dici di Napoli, che ha come simbolo con la pasta, però ti appoggiamo. Ci procurarono gli artisti. Noi avevamo tutte le sere un artista, il primo lo procuravamo noi, Giulio De Pisco, perché il fratello della mia amica Dolores faceva il manager di tutti i musicali. E lui disse di sì. Arrivò Giulio d'Episcopo, quinta elementare, ho detto io sono onorato di mettere piedi dentro un'università, non ho mai pensato di fare questo nella mia vita. Un casino dietro con la sera, faceva battere le mani sul tavolo, e lui con un po' burro faceva le robe. Poi venne Angelo Rossi. Ma dopo questo ve lo faccio dire dall'Elisa, perché lei è stata bravissima. Noi abbiamo fatto questa scommessa. Se devo dare 3 immagini di Franco, le do qui con questo titolo. La prima è questa.
andrà bene, il sindaco ha detto no, stavolta non vi patrocino perché voi avete detto che Bologna è diffidente e associa nel vostro comunicato e dedica il doppio servizio, il doppio lavoro per i doppi servizi. Non è così, non è Bologna democratico, è la sì, zero lire. Ci dite 250.000 lire la provincia, la Corticella ci dite 300 pacchi di spaghetti. Fu il primo biglietto d'ingresso, costava 3.000 lire venire al corso. Per gli orari ti pensavi prima volta in spaghetti, la seconda volta pelato, la terza volta sempre qualcosa c'era. Sì. E con quelle 3.000 lire moltiplicate per un pianone, noi pagavamo il viaggio, l'albergo, la cena e davamo a tutti gli ospiti una medaglia d'oro con la dedica. Bello, il circo dei più dolci, uno nel posto, le fiere di donare. Già da Lucia Medaglia d'oro, a Napoli non si parlava tanto, paginoni sul mattino. Adesso passo il microfono a Elisa. Quando Elisa girò la pagina della dispensa, tutta la sala un fruscio. Tutti girano la pagina della dispensa. E questo è un fruscio che sta dentro al cuore. Due immagini quello di fare, una sulla collina degli occhi dolci. L'ultima sera della seconda edizione, ci eravamo vestiti con dei gelabelli arabi, tirava un po' di vento, ne erano in cima al mambellone, lo chiamavamo solo di noi, e ci tiravano su. Il vestito mi fa andare il vento. Così. Questa è un'immagine molto corposa. Io l'associo sempre alla felicità. La felicità di un adulto è una cosa così. L'altra immagine, bella di Franco, è davanti al muro di Berlino. Torto di Brandeburgo, noi che avevamo visto sfumare tutti gli orizzonti, soli dell'avvenire, tutte quelle robe per le quali avevamo dato tanto, e stavamo davanti a un'alba che non arrivava mai. L'alba, Berlino, 2-3-4 ore, che era sempre, non era più noto, non era mai ancora il giorno. Dobbiamo arrangiarci noi, fare le cose adesso, farle qui, farle subito, questa è la vita, questa è la vita fidosa. Fare cose subito, fare adesso e fare qui. E io conservo questi ricordi di una grande riserva.